Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli e Vita. Oggi sarà un video diverso dal solito perché c'è la festa di fine anno dell'università e ho pensato, vi faccio vedere tutta la mia vita, perché no farvi vedere anche un momento in cui celebriamo col mio gruppo qua a Bari. Il piano della giornata, mi sono svegliato abbastanza presto, sono le 8:30, perché voglio andare in palestra, mi spacco un attimino un workout petto, forza, perché anche quando ci stanno le feste comunque amo allenarmi e quindi mi voglio allenare stamattina. Seconda cosa, andremo a fare un brunch con tutto il gruppo, io non vedo l'ora e penso oggi di fare proprio uno dei migliori video che ho mai fatto. Quindi vi chiedo, sit back, relax, se vi piace questo video mi raccomando lasciateci un bel like e iniziamo. Oggi in palestra ho malapena un'ora perché devo andare veramente rapidamente, che sennò non ho tempo. Mi sto bevendo intanto questa Monster. Cosa faccio quando non ho tanto tempo in palestra? Non faccio i movimenti di isolamento, ma mi concentro soprattutto su quelli composti. Come direbbero gli inglesi, get the most bang for your buck, ovvero fai il minimo degli esercizi però prendendo il massimo dei risultati, e questo è quello che riuscirete ad ottenere facendo i movimenti composti. Comunque c'è un sole che spacca le pietre, farò panca piana con bilanciere, overhead press con bilanciere, poi alla fine penso di fare dei tricep, push down e semplicemente dei lateral raise. E quello sarà tutto il workout, quindi 4 esercizi di cui 2 pesanti, andiamo! Inizialmente stavo pensando di non fare un voice over e di lasciare semplicemente scorrere le immagini della palestra con il suono in sottofondo. Qua ho iniziato con 95 kg, ho fatto 3 serie da 5 ripetizioni e me le sto sentendo abbastanza pesante. Ho iniziato il cut da ben 5 giorni, quindi il 1 giugno ho iniziato il cut e quindi sì, so, la cosa principale che voglio fare è che tanta gente fa questo errore, penso che ci stanno due diversi allenamenti, uno per massa e uno per definizione. In realtà dovete fare sempre la stessa identica cosa, voi in definizione non dovete cambiare completamente il programma di allenamento e iniziare a ridurre i tempi di recupero e iniziare a fare un sacco di volume e iniziare a sudare tanto. No, se volete sudare e bruciare calorie fate cardio. In palestra la cosa importante è provare, questa cosa più importante, proprio fondamentale, provare a mantenere i carichi il più possibile, specialmente all'inizio, e il volume. Ovviamente più entrerete in quella fase di definizione più sarà difficile mantenere sia la forza che il volume, ma se voi vi spingete, scrivete giù tutto quello che fate ogni singola sessione, volete rimanere con quella forza con cui avete iniziato il periodo di definizione. Ragazzi, abbiamo appena finito la palestra e adesso siamo qua a Ivy. Thank you. Si chiama Ivy, è un bellissimo posto, non ci sono mai stato ed è al centro di Bath. E niente, abbiamo un tavolo perché c'è sta Tessa lì che organizza sempre tutto. Lei è la social secretary. You wanna say hi? Non ho mai mangiato qua, ma ci prendiamo, boh, vediamo il menù che cosa c'è. Vediamo un po' che ci sta di buono nel menù. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Ci abbiamo un po' di salmone, ci metterò su un pochino di limone e c'ho del pane integrale. Ci abbiamo anche una birra. Piuttosto sul leggero, gli altri sono stati belli pesanti. Ora ci facciamo un giretto, vediamo un po' dove andiamo. Posto numero 2, Slug and Lettuce. Don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head.
when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Yeah, ragazzi, stiamo al Crescent. Penso che questo è il momento in cui passeremo a Instagram. Quindi se volete seguitemi su Instagram, okay, perché siamo un po' troppo. Ciao Chicos. Ciao. Ciao ragazze. E volevo finire qua il video, ragazzi, assolutamente non pensatelo che stavo provando a vantarmi o che so io, era semplicemente che mi è venuta voglia di farvi vedere un video un pochino diverso, non solo fitness ma anche tipo della mia vita. È stato un po' strano perché ho filmato con degli amici con cui non filmo di solito e ancora, cioè, sì, il YouTube, voi che mi seguite pensate che sia tutto facilissimo, che tanto filmo tutto, ma in realtà poi è un sacco complicato, specialmente quando stai con degli amici che non sono abituati ad avere uno YouTuber che gli punta addosso una telecamera e quindi... E niente, diciamo che mi sono divertito un sacco, non ho più pensato a filmare, per questo motivo ho deciso di finire il video, stavo su Instagram, stavo anche un po' bello andato come avete visto lì, e niente, mi sono goduto veramente la serata con i miei amici, che molti di questi andranno poi, molti di loro se ne vanno all'università, non fanno il masters qua, quindi ci sarò solo io l'anno prossimo e qualcun altro, ma la gran parte della gente va o a fare un master in un altro posto, altri vanno a lavorare a Londra, quindi ho pensato mi godo la serata finale con loro, facciamo tutta la festa e non ho pensato a filmare, quindi mi dispiace che non vi ho mostrato il resto, però se vi piace il video e volete vedere anche io che faccio festa, fatemelo sapere che ve lo faccio vedere. Alla fine sono uno studente, non sono qui per nascondere la mia vita, sono qui per mostrarvi che anche se provo a combaciare tutto, il fitness, lo studio, ad uscire con gli amici, la palestra, provo a combaciare tutto e voglio farvi vedere come riesco a farlo. Quindi era quello l'obiettivo primario di questo video. Seconda cosa, cosa faccio quando bevo alcol? Avete visto il mio pranzo, ad esempio, di oggi, prima di bere? Semplicemente del pane integrale di segale, mi sembrava? Semplicemente del pane integrale con del salmone. Ho ridotto tanto i carboidrati, ho ridotto tanto i grassi, perché ogni grammo di alcol contiene 7 calorie. Ovviamente non è l'alcol in sé che vi fa ingrassare, ancora una volta è il totale di calorie se state in surplus calorico e poi iniziate a mangiare anche dopo aver bevuto, allora lì è dove magari andate ad intaccare la vostra composizione fisica. Però se voi rimanete sui super alcolici, vi fate ok un paio di birre senza esagerare tanto, io penso a minimizzare le calorie che consumo anche dall'alcol. Quindi mangio un pochino di meno di cibo, provo comunque a colpire le mie proteine giornaliere, magari prima di uscire colpisco tutte le proteine, poi una volta che sono uscito mi lascio abbastanza spazio nelle mie calorie e nei miei macronutrienti, specialmente carboidrati e grassi, per poterli riempire poi con queste calorie che provengono dall'alcol, che ovviamente non è la cosa migliore da fare, non è che lo faccio sempre, però una volta ogni tanto quando vado, so che c'è una festa e decido di lasciarmi un po' andare e di divertirmi, bere un pochino, è questo quello che faccio. Penso che questo è tutto, io spero che vi sia piaciuto qua questo video, spero che avete preso degli spunti anche per quanto riguarda l'allenamento. Oggi volevo anche farvi vedere che non sono sempre perfetto, che la perfezione non è... Non siamo alla ricerca della perfezione, siamo alla ricerca della costanza. È molto meglio, anche se tu non puoi andare in palestra per un'ora e mezza, perché, che ne so, hai degli impegni, invece di saltare completamente, che so che alcuni di voi lo fanno, non saltate completamente l'allenamento. Avete mezz'ora, fate mezz'ora, dividete l'allenamento in due, fate mezz'ora adesso, mezz'ora dopo. Questo lo dico anche e soprattutto a voi che magari lavorate e avete pausa pranzo, ma non è tanto lunga. Cosa fate? Potete, se volete, dividere l'allenamento in pausa pranzo e post lavoro, quindi fate due allenamenti di magari mezz'oretta, magari vi piace di più, vi riattiva per il lavoro nel pomeriggio. Questo è semplicemente un consiglio che vi do, quindi ricordate, costanza sopra la perfezione. Detto questo, ho appena aggiunto un microfono nuovo alla telecamera, spero che vi piaccia, fatemi sapere se sentite meglio, se vedete meglio, stiamo aumentando un pochino la qualità, adesso che mi ribecco con Sammy, a luglio inizieremo con i nostri 30 giorni di daily vlogs, fatemi sapere le riprese col drone se vi sono piaciute, quindi lasciatemi un commento, lasciatemi un like se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, qualsiasi cosa che volete vedere voi, perché ho pensato di farvi vedere non solo cose informative ma anche più spunti della mia vita, come faccio a integrare il tutto. Se volete che continui di questo passo, mi raccomando, lasciateci un like. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto, non sarei qua senza di voi. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!